Ciao, ciao a tutti, eccoci qua, bonjour, anzi buon pomeriggio, come si dice pomeriggio? Salve. Bonsoir? Non lo so, vabbè, Ma salve, in ciao. che dipende dalla lingua con cui vuoi Vabbè, esprimerti anche. bonjour, bonjour, ovviamente, intendevo francese. Ciao a tutti, ciao Cristina, ciao amici di Giula, ciao Giulia, ciao About Lemi, ciao Renata e ciao anche a tutti gli altri che si aggiungeranno nei prossimi minuti. Mirko e Angie, ci sentite? Ma No, noi non voi, noi non sentiamo, vi sentiamo. voi. Ops, Ecco. eccoci. Ops. Momento boomer. Forse si aggiunge anche Gabriele Lingiardi, non lo No, sappiamo. sta Quello che andando c'è. dall'anteprima di A Quiet Place 2, ha appena Forse si aggiunge scritto. Gabriele. No. Mi Ah, spiace. ops. Allora sta andando a vedere A Quiet Place 2. Attenzione, E attenzione, attenzione, mi ha preso un attenzione, infarto. Ah, Bango Bongo Baggins. Bango Bongo! Bongo! Bango Bongo, Mazel Tov. grazie. Allora, Adesso fai poi parte rimettiamo. Bernie sa del contare fino gruppo a 6. estrovertito. Esatto, poi mi fermo. E ecco, puoi Dopo il aggiungerti a 6 diventa Discord? molti per Bernie. Da Troppi, molti, molti, neanche molti, molti, molti. troppi. Troppi. Detto questo, volevo intanto ringraziare a tutti per essersi collegati con il nuovo appuntamento, il secondo, delle nostre dirette realizzate in collaborazione con Disney Plus e dedicate a Loki, la serie che potete vedere su Disney Plus, dedicata ovviamente al dio Ma dell'inganno. hai guardato li Dimmi, l'ho guardi stasera gli presentato. europei? Oh, Stavi dicendo i mondiali, Bede, quindi Gli attenzione perché devo farmi europei. vedere. Non mi alzo troppo Aspetta, perché è meglio di ammiriamo. no. Eccola lì. Ah, sotto sei in mutande o sei direttamente naked No. Bernie? Che No, vabbè. Ho figo! Wow! solo molto caldo perché devo tenere questo cappellino perché sotto c'è uno stile di 90° grado. È l'andropausa? Cos'è? Sì, magari. Ma noi No, abbiamo qui niente. dietro il nostro Amico, amico la new che entry. perché Io è non meglio entro. voglio accendere il condizionatore, quindi No, per me da 30 non gradi in ce su è tutto l'abbiamo. buono. Da 30 gradi in su è tutto buono. Comunque, la brutta notizia che vi devo dare è che io fra mezz'ora poi però vi devo salutare, per cui purtroppo Dai. ci sarò per poco tempo e oggi sarà una puntata un po' così, Quindi partiamo cioè un qui po' dentro oggi, così, dai. in realtà sarà una puntata super avvincente anche e soprattutto perché la seconda puntata di Loki è Loki D, che bello, chiamiamolo Loki D. Loki D. Buon Loki D a tutti, perché la seconda Bello. puntata è una figata, ok? Non parliamo di calcio, vi prego, grazie Giulia per aver sottolineato il mio fail di questa mattina, che non sapevo neanche. Cos'è che non sapevo? Ah sì, non sapevo che. Ma scusate, ma veramente l'Inghilterra fa parte de degli europei, ovviamente, ma è divisa in E certo, quattro squadre. Allora anche i sì. Länder, tedeschi. Ops, no, non mi voglio neanche inserire in questioni Non so, ma geopolitiche che non ti mi interessano. ricordo che in quella serie abbastanza popolare chiamata The Crown, il discorso fra l'Inghilterra e il Galles, capito? Fra quindi corona, era vagamente Mi marcato. taccio perché adesso mi sto inimicando gli appassionati di calcio e gli appassionati di politica internazionale. Giusto così, dobbiamo essere i reietti. Comunque, Serafina ha ragione, una cosa che mi ha detto anche un mio amico prima, ha detto, ma cioè, ci rendiamo conto, parliamo di varianti anche Oddio, fittizie. è non è vero. una Ma brutta parola. pensa. Ma Oh, pensa. ma chi è questo Ma chi sarà ragazzo? Ma chi sarà mai? mai? Grazie, Matteo. Middle Matte, dici se ti è piaciuta questa puntata. Quale Dici chi sei, Middlemat? Più che altro sono 8 mesi che siamo su Twitch perché Matteo è tra i primi abbonati. È stato tra i primi Sì, abbonati. e Sono 8 mesi. infatti Il mese prossimo bollino di nasce. Bed è verde. Sa, cosa, Il bollino. scusa? La Il mese fascina prossimo. Bed Ah, adesso cambia. Sì, cambia colore. dopo. Sì, giusto. Dicevo, il mese prossimo nasce. Oppure potrebbe anche essere un po' prematuro, magari domani. No, no, Io devo nasce, poi andare. come Benjamin Button va indietro e comincia a Bernie va invecchiare. prima. Grazie, devo andare già adesso, scusatemi. Vabbè, Benissimo. visto che è il Loki D, iniziamo così. Scusate. Oh. Ma io mi Bellissimo. voglio tatuare questa immagine, grazie. È bellissima. This is a Loki's Army, assolutamente. Il mercoledì vestiamo di verde. Sì, beh, oggi è Esatto. giovedì, ma Beh, fa niente. voi siete abbastanza in tema, direi. Siamo io e Bede che siamo proprio gli sfigati. Perché, Vabbè, tu sei in tema perché no, noi vedi siamo dai il Loki. riassunto, scusa. Il tema, il riassunto. Bede, ma cosa c'è Oggi dentro quel chupa chups? è zucchero, credo. Vuole fare un po' di ASMR per attirare un po' di pubblico. E si mette vicino un po'. Allora, Ah, stavolta ho comunque cercato di Giulia non sei recuperare. la sola. Anche
Io ho fatto la stessa cosa. Aspetta un attimo. Inizia a elencare tutte le tragedie. Ah, l'eruzione del 2049, lo tsunami del 2051. Ah, sì, fortuna che hanno detto la pandemia del 2030, perché sennò... Sì, quella l'hanno evitata, grazie al cielo. Magari l'hanno ridoppiata. Esatto. In effetti, tra l'altro... Poco fa, mi fa ridere perché poco fa ho pubblicato questo video con Katy Perry e Orlando Bloom che mandano un messaggio agli elettori americani dall'anno 2050, tutti vecchi e incartapecoriti, che li voglio vedere nel 2050, loro due saranno veramente così, ho l'impressione che saranno tipo Brasil, e mandano questo messaggio dicendo la democrazia è morta perché voi non avete sostenuto il la riforma della legge elettorale che c'è negli Stati Uniti attualmente in corso. Comunque fa troppo ridere perché parlano di questa specie di apocalisse, e vabbè, comunque due cime, insomma, mamma mia. Sì, però vabbè, per Orlando, ma vabbè. In questi giorni si trovano a Venezia, tra l'altro. Sì, però, infatti, vabbè. Anche assieme a Harry Styles, ho letto testimonianze di gente che ha avuto visioni mistiche in alberghi vari. Dobbiamo chiedere a Beatrice cosa ne pensa, se è andata a rincorrerli. Sì, comunque, Harry Styles è per My Policeman, film, un film. Che c'è, ma cosa? Quale, quello diretto da Olivia... Ora mi ricordo che da chiedere. No, aspetta, io c'è Emma Corrin, quello l'ha già girato, mi sa. Ah, ok, già un altro dici? No. C'è Emma Corrin pure, no, in The Policeman. Sì. Stanno in tema. Styles, ufficialmente attore, quindi direi, vabbè. Allora, grazie Pasquale Cucciolo che sei ci riporti in tema. Ci riporti in tema, visto che questa live è letteralmente dedicata alla serie Loki dei Marvel Studios, in onda ogni mercoledì su Disney Plus. Allora, facciamo il solito giro. Cosa ne pensate del secondo episodio? E soprattutto, stiamo preparando un sondaggio in partito, in corso? Sì, lo sto preparando. Ah, allora dopo vado. Sì, aspetta, manca l'ultima opzione. No, aspetta. Però dopo Bede va a condizionare i risultati? Come non ho capito, scusa. Certo. Posso? Sono soldi miei. No, tra poco parlo, aspetta. Cioè, oggi Bede sono soldi miei. Grazie per Infatti ricordiamo che si può votare anche con i bit, che in realtà quelli si comprano, però se non volete spendere potete usare i bitcoins. No, i bitcoin è appunto quello. No, lo dicevo per gli altri. Diciamo che è una cryptocurrency che è molto, diciamo, molto in borsa. Sì. Intanto l'abbiamo aperto... già lanciata in borsa i bitcoin. Esatto, sì. Perché... Scusate, perché mi verso tonnellate di acqua, sentite i suoni ASMR. Io ho appena sciolto un ghiacciolo nel bicchiere perché stavo morendo di caldo. Io ho caricato tutto qua dentro, che vabbè, è sempre Disney, quindi posso mostrare. Vediamo se riesco a fare. È ultra termica. Cosa volevi fare? Voleva morire, credo. In diretta, sì, per aumentare le visualizzazioni. Non ci sta provando. Volevo fare il suono MSR del. Però pensavo volessi ruttare perché sembrava che dovevo. No! E dice, no, sei là e io sono qua. Allora, c'è solo Star. Lasciamo Star. Allora, Bede, iniziamo da te. Secondo episodio, al di là del cazzeggio. Io intanto mi sto scorticando. Posso dire che adesso capite perché la settimana scorsa dovevo fare tipo, non lo so, schivare... le pallottole, cioè voi vi rendete conto che nel bed and breakfast che ho fatto lunedì scorso con Kobe a un certo punto dichiara vabbè, ma tanto poi ci sarà Loki al femminile, vabbè, ma tanto queste sono cose che si dicono, poi dopo vedremo cosa succede, bla bla bla, poi dopo lo dicevate pure voi nella live la settimana scorsa e io lì stavo zitto e poi dopo facevo le gag nelle altre situazioni, proprio vado depistato alla grande. Sì, sono molto soddisfatto di me stesso. E però l'episodio, a parte, scusate, in frattempo... Ecco che... È arrivata una notifica sul cellulare. Esatto, sì, il reference di Bede. Però no, continuo a trovarla finora la più solida delle serie Marvel che abbiamo visto, come narrazione, impostazione, la più, tra virgolette, uniforme e...
confermo quello che ho detto la settimana scorsa. Adesso c'è stato l'elemento finale di questa giunta di Loki, di Loka, oppure di Incantatrice. Boh, vedremo chi Loka sarà, chi non sarà. Vede, Loka, non credo, no, che Loka, tutto attaccato. Non, non è, attenzione, un po' sessista, possiamo dirla questa cosa. Allora, di Loki con la schwa alla fine. O Loki, sì. Asterisco. Loki. No, Loki, ecco. Quello di Loki. Loki dopo diventa Lost, esatto. Comunque sia, sì, Disney, quindi va bene. Vabbè, insomma, continuo ad apprezzare le dinamiche, soprattutto fra... ma non sappiamo se sia lei alla fine. C'è scritto dell'articolo, poi scusa, io le leggo le cose. Io le leggo le cose quello, che scrivi. Ma quello è l'articolo, cioè diciamo che lì si sono spoilerati da soli. Sono... No, questa cosa è stata veramente esilarante. Sì. Ma non c'era stato un altro. Mi faceva notare che sempre dai paesi spagnoli succede. Esatto. Avevano spoilerato il titolo di tutti gli Star Wars praticamente. Poi delle serie Marvel di Quicksilver in WandaVision. Bravo, esatto, sì, sì. No, e niente, quindi sì, continuo ad apprezzare le dinamiche fra Mobius e Loki, sono veramente ottime, sempre queste vibrazioni alla Men in Black, bene così, cioè mi auguro che la terza, la quarta, la quinta e la sesta puntata possano proseguire su questo ottimo trend di narrazione e anche di regia, perché mi sta piacendo molto anche la regia, sì. Devo dire. Molto la parte finale, poi ci ho fatto l'articolo io invece stamattina che va a citare un film che magari molti di voi non ricorderanno, ma che io invece ricordo sempre con affetto perché fa parte di quella serie di thriller paranormali usciti nella seconda metà degli anni 90, ovvero sia Fallen, il tocco del diavolo. C'è proprio una citazione diretta a quella che era la dinamica attraverso la quale Azazel, il demonio di quel film, si trasmetteva da persona a persona. Sembra una citazione proprio diretta ad alcune scene di quel film, dove c'era anche il sempre compianto James Gandolfini. Sì, no, sono d'accordo. Ecco un momento MSR fantastico. Crunch, crunch. No, anche a me l'episodio è piaciuto più del primo, addirittura, perché si entra finalmente nel... Vabbè, a parte che a me le cose che restano con dei, come si dice, dei cliffhanger piacciono sempre a prescindere. Cioè, se devo scegliere tra Infinity War ed Endgame, come sapete, io scelgo Infinity War perché c'è tutto il film si costruisce verso quel cliffhanger finale. E da questo punto di vista l'episodio si costruisce tutto, va verso tutto questo reveal, questo momento alla Kermit, che guarda Kermit con il... Esatto! Cappuccio. e quindi secondo me anche a livello di ritmo, cioè intanto tutto l'episodio è impostato un po' come un mistero, sta diventando, non è procedurale, però essendo che è una serie che è incentrata su appunto questo mistero, almeno per ora, perché in realtà poi qua il mistero si è sostanzialmente svelato, questi primi due episodi erano un po'... Cosa? Dici che dal prossimo magari cambia completamente? Perché no, effetti... è stato svelato. Boh, vedremo anche perché più che altro. No, non ha fatto... si sa. Infatti. Adesso poi vediamo. Non si sa, però la cosa che trovo interessante è che siamo nel secondo episodio e l'azione è già. Cioè, il caos si è già scatenato, l'ordine è già stato sovvertito. E in questo modo ci sono quattro episodi in cui ci rendiamo conto che deve ancora succedere di tutto. Non credo che si perderà tempo. In ogni episodio Loki conosce se stesso un po' meglio e noi conosciamo un po' meglio Loki. E poi, vabbè, ci sono queste dinamiche che sono fantastiche tra Owen Wilson e Tom Hiddleston. Tra l'altro, ieri su Twitter ho rilanciato questo video fantastico in cui facciano vedere Owen Wilson. A Owen Wilson facciamo vedere Tom Hiddleston che imitava Owen Wilson. Ah, bellissimo! Una cosa col suo accento, tutto bellissimo. E fa anche le facce e fa capire che, come si dice, è praticamente... sono riusciti a trasmettere nella serie un tipo di chimica che tra loro due attori funziona molto bene. Per cui, insomma, io mi devo ammettere di essere estremamente soddisfatto al momento da come procede questa serie. Poi, vabbè, ci sono tutte delle cosine di cui parleremo dopo, però direi che l'episodio mi è piaciuto più ancora del primo, francamente, quindi andiamo molto bene. E Mirko, Angie? Sì, se ci fate caso, ecco, ci sta che siano comunque due episodi introduttivi, cioè servono a introdurre questo mondo, però comunque già le cose iniziano, cioè già si è entrati nel pieno dell'azione sotto alcuni aspetti, già sappiamo chi è questa persona, questa variante, si chiude con
la rivelazione, anche perché ecco già si era avvistata Sofia Di Martino sul set con queste fattezze. Sì, mannaggia però, cioè... sì, lo so, lo so. Poi vabbè, ha fatto la premiere contro Middleton, c'era quindi se avevi qualche dubbio su chi fosse lei come personaggio o di importanza, sì. La premiere c'erano loro due, Sofia e Tom vicini praticamente, quindi ha detto vabbè. Però no, allora, sono d'accordo con chi diceva pure nei commenti che stanno chiarendo molte cose, però al contempo altre restano nebulose. Cioè, qual è Graham Norton? Quello sempre prima, sì, con sì. Owen Wilson, quello di prima. Sì, ah, veniva, sì, sì. Era Graham Norton. Però sì, allora nel senso... Sì. Scusate, sto leggendo alcuni commenti e devo dire a Scasi che io, cioè, ieri ho scritto proprio a Valeria la stessa cosa, l'ho detto, perché lo vediamo in contemporanea, questa mia amica, l'ho detto, secondo me i guardiani non esistono. Anche cioè, sì, ma infatti poi ne parliamo, stiamo perché anche dicendo, secondo me sì. Sono un pochino nebulosi. Anche Angie ieri sera, sembra questa specie di mito sì, che oppure vogliono portare avanti, ma che in realtà... Tipo metti la nonna in frigo, no? Tipo per continuare a prendere l'eredità, te la metti, metti in freezer i guardiani e continui a dire, ah sì, i guardiani, metti i guardiani in freezer. In realtà è Miss Minutes. È Miss Minutes che comanda tutto e manda avanti la baracca, è palese. Come nel... Tipo, com'era il Mitchell. I Mitchell contro le macchine. Esatto. La cosina malefica e adorabile. Te lo aspettavi. Esatto. Però sì, Ravenna, si chiama così, giusto? Ravenna? No. Ravenna è Cenerentola. Siamo lì. Renslayer è anche a me sa un po' di ambigua. Poi il fatto che sia ecco, una specie di... unica punto di comunicazione con l'alto, mi sa di anche di se uno degli agenti, quella tipa un po' scossa e spaventata, ha detto che ho detto tutto sui guardiani, i custodi, dove sono, e come faceva a saperlo questo? Vero. Quindi boh, vabbè, è un po' troppo incasinato quello di trama, devo ancora andando avanti si vedrà. Però sì, allora mi è piaciuto vedere Loki che ancora una volta cerca di fare un po' il dio dell'inganno, però non ci riesce poi con Owen Wilson, e anche perché ecco, è sempre destinato a fallire a modo suo. Però poi mi è piaciuto anche come si chiude la puntata, cioè che alla fine decide di seguire Lady Loki, magari più per avere altre risposte che per altro, non credo che voglia tipo fare veramente questa alleanza, sinceramente. Poi mi dite un po' che ne pensate. Però magari è il primo a essere affascinato dalla questione delle varianti, come poi lo siamo noi. Cioè, la parte in cui vedi tutte le varianti di Loki è una figata. Perché dici, ah, ecco, allora inizi un po' a capire com'è questo mondo e sono curioso di scoprire altro. No, la parte mi è piaciuta un sacco. Allora, devo dire che prima Bernie ha detto Endgame, Infinity War. Forse tra le due puntate, se proprio devo scegliere, ho preferito la prima perché c'è un sacco di world building e mi ha fatto impazzire. Cioè, nella prima puntata ero tipo a bocca aperta di due secondi. Qua invece c'è più trama e quindi deve un attimo scorrere verso il finale, come dicevate. Però è comunque bellissima, mi è piaciuta un sacco. E il finale è fantastico. Tutta la parte post-apocalittica, in generale la parte delle apocalissi mi piaceva tanto, cioè è esattamente come Angie la distruttrice di mondi. No, nel senso è bellissimo perché come sospettavamo un po' di mesi fa con i primi trailer, ossia è anche come il fumetto un po' la guerra di Loki, il fatto che Loki come dio del male sia nascosto laddove l'umanità fallisce, dove l'umanità cade, è bellissimo perché alla fine lui questa dice ma lei si nasconde dove sono le apocalisse, perché tanto nessuno fa caso al caos, certo, quando c'è un'apocalisse. E questa cosa mi ha fatto impazzire, stupenda. Infatti ho adorato la parte di Pompei, quando si mette a urlare e a insultare il latino. Lì ho riso. Là è stupenda. Lì è stupenda. Ah, con le capre, andate amiche cornute, siete libere. Lì sono morta. Poi anche in inglese, sì, dopo in inglese lui ma che parla latino vede, benissimo. E sì, si vede che si è divertito comunque sì, quella scena. Sì. Queste scene ti hanno modo di divertirti. Dai, chi è che dice, potrei recitare frasi sconnesse in latino, mentre dici ai pompeiani che il vulcano sta per eruttare e che moriranno tutti. Comunque, piccola curiosità poi sulla scena di Pompei, la sequenza che in realtà ci ha aiutato a capire all'epoca dell'uscita del primo trailer qual è l'ambientazione, poi alla fine è stata tagliata perché è questa qui in cui Loki balla con... Sì, perché Pompeiana. La dice tipo andate, divertite, ballate. Esatto, però hanno tolto questo momento in cui ecco si vedeva anche la data 79. Del 79, che è l'eruzione del Vesuvio. Esatto. No, comunque, figata, devo dire, bellissimo. E poi tutto il finale, cioè, voglio capire bene a livello di dinamiche adesso cosa succede. Mi piace un sacco che lui si riconfermi, come dicevi tu prima, uno che, sì, faccio quello ferito, mi apro, ti faccio vedere
che piango davanti a te, però alla fine cerco sempre di fare quello che voglio, voglio parlare con i custodi, voglio arrivare lì, voglio cercare di fare questo, voglio avere il mio piccolo tornaconto. È bella la doppia faccia, perché vedi lui che è molto triste tipo per Asgard quando vede i suoi documenti. Ma perché è umano, è bellissimo. Però poi davanti a lui dice sì sì Asgard. Ah sì, sai, è boom, distrutta, surto, tutti morti. Però, questa, sì, è la cosa, questa è la cosa secondo me più interessante dal punto di vista della scrittura della serie, è la sfida anche più interessante della serie, perché è un personaggio verso il quale chiaramente noi siamo chiamati ad empatizzare, però è anche un personaggio cattivo, è un villain, mm-hmm. Però non, cioè, qua palesemente ci viene, a un certo punto viene detto che in ogni villain c'è qualcosa di cattivo, di buono, in ogni buono quindi forse c'è qualcosa di cattivo e così via. E poi appunto la sfida è anche riuscire a scrivere un personaggio che allo spettatore che per lo spettatore non sia trasparente, perché se diventa trasparente Loki perde il suo vero potere, che è quello del fascino dell'imprevedibilità. Solo che se lo rendi non trasparente, poi lo spettatore non si immedesima. Quindi è molto complesso, secondo me, scrivere un personaggio come questo, ed è una sfida non indifferente. Tra parentesi, io vorrei dire che qui trucchi di sceneggiatura, nella serie, cioè in questo episodio, sono disseminati elementi che ti fanno capire quello che succederà dopo, per cui, cioè, quando lui dice quella frase sull'incanto, è chiaro che poi si riferisce poco dopo al fatto che si tratta di incantatrice, e quando lei dice non voglio essere chiamata Loki, ma indica il cartellino di Steve si chiamava, sì, è perché è anche un modo palese per dire ai fan, non è Lady Loki, ragazzi, perché Lady Loki nei fumetti è Loki che diventa donna, non è che, cioè, che diventa donna, è la versione al femminile di Loki. Poi sì, ce ne sono un paio, se non sbaglio, di versioni sue, però in un caso è lui che prende possesso del corpo di Lysif, e un altro è lui che diventa femminile, quindi comunque sì, esatto. È sempre lui, però, infatti. Diciamo che non può essere chiamata Lady Loki, e che evidentemente, poi non lo so, perché nei trailer comparivano queste scene, non si capisce se era questa cosa oppure se forse un altro personaggio, eccetera eccetera. Quindi io, da questo punto di vista, la scrittura di questa serie la sto apprezzando molto, molto, perché dissemina anche questo tipo di cose, che sono questi indizi. E poi c'è la filosofia, ragazzi, cioè io non mi sarei mai aspettato uno scambio filosofico, da un lato nichilista, dall'altro idealista, esatto, tra Mobius e Loki. Sì. Cioè, io lì veramente ero lì, dicevo, ammazza, ma comunque è affascinante il fatto che comunque la Marvel si metta a ficcare argomenti di questo tipo in bocca ai suoi personaggi. Dopo 7 puntate, cioè, di elaborazione del lutto, alla fine, cioè. Sì, a un certo punto ho pensato anche, ecco, che ci fosse una sessione di terapia, poi ho capito che in realtà era il suo superiore, lo superiore di Mobius, però, cioè, per un attimo ho detto, oddio, anche qua ci sta di mezzo la terapia, vuol dire che in 3 serie abbiamo 3 personaggi femminili che sono villain e 3 momenti di terapia, cioè c'è, cioè, un filo conduttore, esatto, nelle serie Marvel, che è curioso. Vero. Comunque, però ecco, poi è anche uno dei motivi per cui sono belle queste occasioni con le serie, perché cose per cui non avresti tempo magari in un film, oppure a cui potresti dedicare 3 minuti, qua vedi, c'è un'ottima occasione per approfondire. Ecco perché hanno fatto Occhio di Falco, perché non sono cagati per 15 anni, quindi hanno detto, vedi, ora possiamo finalmente. Infatti sarà un evento quella serie. Aiuto. A fine anno. Oddio, quindi è uno stressore psicologico. Ho un sacco di hype per Mirko quando faremo le live su Occhio di Falco, quando faremo le live addirittura su di lui, dobbiamo decidere, esatto, se farle. Beh, tra l'altro entrambi, sì, Mirko, certo, vota no. Guarda, non sa proprio cosa va incontro a questo. Come dipendere tu stesso segretamente di streaming. Sì, il sondaggio, seppure è chiuso, e hanno detto era la variante lei, se non sbaglio. Ora scusa, scusa, no spoiler. A breve mostrerò a video i risultati del sondaggio. Ah, è bellissima Miss Minutes, che infatti è sia una registrazione sia una coscienza reale. Questa cosa è molto, 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 su tutto l'universo in generale della Time Variance Authority è bellissimo. Anche la tipa dell'archivio mi ha fatto impazzire, è stupenda. Sì. Quando va a chiederle quella è la scena. Sì, no. Riservato. No. Fantastico. Non posso dire questo. No. Il sequel, il sequel. Il sequel.
sta arrivando i risultati del sondaggio. Ma no, mica, che angoscia così. No, sì. Faccio un piccolo mea culpa che per parlare ho dimenticato di annunciare che era in corso, quindi vabbè, magari ma se ne sono accorti. Avete votato in meno del solito, però tranquilli. Sì. Vediamo i risultati, togliamo il commento in sovraimpressione. Eccoci. Renata. La variante è lei, figata, molto bella, ex aequo, non male, mi aspettavo di più invece nessuno. Ottimo, allora è piaciuta la prima. Sono stati, questi voti sono stati, come dire, condizionati, gonfiati da qualcosa? Chi sarà? Chi lo sa? Non credo. È comparso il nome, bene. No, spero di no. L'ha opportunamente censurato, ecco qua, tolto. Comunque leggiamo qualche commento. Sì, qua Renata, infatti sono molto 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 d'accordo, cioè già il Mobius e Loki, come diciamo tutti, è una delle parti più interessanti e divertenti, tra l'altro una chimica tra due personaggi di cui uno non esisteva fino a due puntate fa, quindi è anche lì Owen Wilson è un lavoro pazzesco sia di scrittura che lui, e poi vabbè Tommy Hiddleston mi fa morire, cioè, ma, cioè che devi dire, basta. Diceva Ad Maiora, però quella scena di Pompei come altre assolutamente, io l'ho detto a lei appena visto la scena, è una sola inquadratura adesso hanno preso un carretto per fare George Pompei esatto, sì, quindi molto stretta, non ci sono altre, credo, così dice, non sai cosa avevano altrove. Avevano esaurito il budget per le riprese in esterni con Nomadland, con gli Eterni. Kevin Feige è ancora molto, cioè, ragazzi, tu io non ce la faccio, cioè, se dobbiamo girare pure questa scena in esterni, magari con delle ma io devo girarla sul Vesuvio. Aspetta. Dopo, ha iniziato a sudare, ha detto no, non c'è. No. Dopo, se devo uscire dallo studio, ho l'agorafobia. C'è il sole. Sì, c'è il sole. Quindi, vabbè, comunque scusate, secondo me ristrettezza di budget, direi più che altro attenzione al budget, nel senso che dove l'hanno indirizzato. Cioè, perché esatto. Mi sembra che per i primi due episodi di scene abbastanza ricche di effetti visivi e cose del genere ne abbiamo viste, tenendo conto che non è un... cioè, che non stiamo parlando di Avengers, ok? Stiamo parlando di una serie di anche con Wanda, alla fine, o con Falcon, c'erano scene in cui magari si vedeva che mancava il budget in certi punti, perché lo usavano per altri... è che però vedi, con Wanda è stato graduale, no? Cioè arrivi, inizia e poi arrivi alla fine, lei c'ha il costume da preso su Wish e... Agatha, proprio vabbè, la truccatrice era sì, la cugina che faceva un po' la make-up artist, la truccatrice c'aveva palesemente la congiuntivite quando... ma c'era la pandemia, vabbè. Dai, sì. Ho capito, vabbè, allora vabbè. No, qui è vero, però fa strano perché comunque sia in queste due puntate il momento questo qua di Pompei, poi dopo non so, sono curioso di sentire cosa dice infatti anche Mirko, che è quello più attento per queste questioni, ma insomma c'è un po' una caduta di tono dal punto di vista estetico proprio della messa in scena, tutto qua. A volte ho notato qualche sfondino che non era proprio il massimo, però quello posso dire che, cioè, dobbiamo ricordarci che certi budget, quando devi distenderli in 6 ore, perché qua si parla di episodi, 6 episodi da un'ora, non è come poi usarli per un film, ok? Poi magari, ecco, cioè nel senso 6 ore rispetto a 2 no, di film, ma sì, sicuramente hanno detto, vabbè, dobbiamo, noi ci rimettiamo più budget in 10 secondi di flashback di Pompei o nella scena figa in cui lui, che so, vola a testa in giù mentre cammina. Però secondo me, per esempio, ecco, c'è un ottimo lavoro di fotografia, che non è una cosa da sottovalutare, che mi sta piacendo molto, e poi in generale, ecco, non è che parliamo di prodotti comunque scacioni. Ma infatti ma soprattutto... parlano un po' di questa cosa, cioè, si vede. Soprattutto, ragazzi, c'è l'utilizzo del theremin nella colonna sonora. Quante serie TV avete visto con il theremin nella colonna sonora? Io lo trovo una cosa meravigliosa. E io tutte le volte controllo il costo del theremin e faccio come Sheldon Cooper, dopo dico, no, non costa troppo, non lo compro. Quanto costa il theremin? Non ho mai controllato. Qualche 600 euro. Spendere 700 euro per... No, anche perché non è un 500, un 800. Un conto è cazzeggiarci e un conto è imparare a suonarlo bene, non è assolutamente facile, per cui, usarlo come nei brani anni 90 di Marilyn Manson. Soprattutto in questo episodio c'era una canzone in particolare, no? Nella scena. No, no, no,
basta, no, quella da Shrek, sì, da Shrek 2 no, però ragazzi, no, ecco un'altra cosa, no. Ragazzi, qua mi incuriosisce una legge cosa. Per sì, però no. Stiamo parlando di tre volte questa settimana, tre? Sì, che non lo sapevo in effetti, l'ho letto. Come Peter Griffin, sette adescatrici. Allora, tre volte in cui ci sono stati c'è stata questa canzone nel trailer di Guardiani della Galassia, il videogioco, nel trailer di Masters of the Universe, che è tipo il giorno prima, e poi il giorno dopo esce Loki e c'è questa canzone. A quel punto, grande revival, però nessuno potrà farci dimenticare la scena iconica di Shrek 2. Di Shrek 2. Indimenticabile. Io vedo tutto il video di Shrek 2 ogni volta che parte la canzone. Lo so che ci sono altre cose in sottofondo, ma io vedo fa fatta madrina sul pianoforte. Io sono affezionato all'originale, ma questa riedizione era incredibile. Con la scena di Mongo che muore. No! Mongo! Vai, bravo! Voglio bene! Bellissimo! È stupendo che c'è anche che c'è Mo che fa tipo Godzilla che fa l'urlo di Godzilla, ma no, è spettacolare, è bellissimo. Tanto Serafina sottolinea i parallelismi con Doctor Who, serie con la quale, sulla quale io ho pochissima conoscenza, cioè della quale ho pochissima conoscenza io. Ah sì, nel primo episodio sì, lo dicono, è vero, che dice proprio Criminal with the Blue Blocks, che è un altro modo per addressare il dottore. Grazie Serafina. È vero, è vero, allora, è vero. Posso chiedere una cosa? Vabbè. Prima che vi addentriate a parlare di dettagli e cose di questo tipo, visto che io adesso devo andare, vi fate vedere se ce li abbiamo. Possiamo scegliere o la cosa delle timeline oppure gli spoiler senza contesto. Decidete liberamente voi, Mirko e Angie. Le timeline, perché gli spoiler senza contesto fanno parte dei meme, quindi nell'ultima mezz'ora dalle 6, Berni, te li no, vedi. Per fortuna sono su Discord e quindi vedo... Esatto, Allora facciamo la cosa delle timeline, perché sono curioso di vedere queste, perché credo, c'è un dissing verso Doctor Who, credo, perché sulla scenografia di Pompei lascia la desiderare, credo. Io ammetto, lo ripeto, ci ho provato più e più volte nel corso della mia vita, ma non ce la faccio, veramente una roba fa male agli occhi. Beatrice Pagan non le piace questo commento. Vabbè, a me. Ma molte serie della ABC sono così, cioè ti toccano il cuore, però a livello di budget e scenografie. Io mi ricordo quando guardavo Merlin e c'erano gli scheletri in CGI. Guarda, che sembravano bello quel drago. Il drago di Merlin era... Mamma mia. Bellissimo. No, però era un drago. Specifica che adora Doctor Who. Bene. Era un drago un po' di Merlin. Esatto, un po' di Merlin. Andiamo avanti, qua me lo faccio da solo. Allora, vediamo queste timeline. Timeline? Sì. Mi aiutate a capire una cosa? Perché qui sono io che non ho capito. Sì, leggo, nessuno di noi ha capito. Nessuno ha capito. Leggo da più parti che ciò significa l'ufficialità del multiverso. Cioè che questo potrebbe essere il momento in cui effettivamente si scatena tutto quello che poi immaginiamo che succederà con Doctor Strange e compagnia bella. Domanda, secondo voi è una versione verosimile o no? Allora... Io, seguendo quello che hanno detto le altre serie e per altri eventi di queste serie, mi sembra un po' troppo importante come evento per relegarlo alla seconda puntata di Loki, manco al finale, la creazione del multiverso. Anche perché, ne parlo prima con Serafina, anche è ancora un po' oscura la differenza. Allora, multiverso, linea temporale, universo sono la stessa cosa, sono cose diverse. Il multiverso si crea perché c'è una ramificazione temporali, oppure esiste già un multiverso, ogni universo con la sua sacra linea temporale e quando succede il casino si scontrano. Okay, io il multiverso a cui ci riferiamo noi me lo sono immaginato, visto che ora hanno stabilito che c'è una sacra linea, ok, che non c'è questa specie di caos totale, tu ne sei su una di queste. Mi sono immaginato che il multiverso nasce nel momento in cui non esiste più la linea sacra, ma questa linea sacra si spezza. Quindi se nel caso c'è... e quindi porta magari una specie di somma, si accumulano tutte le varie linee, eccetera. Perché altrimenti... Troppo cioè, semplice. Ecco, qua mi sembrano però ancora delle ramificazioni molto importanti. Sì, anche perché finché non tocca la linea Nexus tutte quante... Esatto, io immagino quell'evento come qualcosa di più sconvolgente, capito? Quello tipo che non esiste più la sacra linea e che quindi poi le linee vanno poi a intorcigliarsi. Però... Ok, vediamo queste linee allora. Cioè, questo è quello che succede nel finale...
esatto. Ci sono, ecco, vari eventi Nexus che no, non Nexus perché non tocca la linea, però i vari eventi che rischiano di diventare eventi Nexus, insomma, c'è una lista enorme, c'è anche Roma a un certo punto. Sì, sta lì in fondo. Esatto, Roma. C'è Roma, Asgard. Marzo, cosa è successo nel marzo? Esatto, vediamo un po'. No, ho cercato, ma non ho trovato niente. Beh, il 31 marzo però, 1492 è quando è partito quello, praticamente potrebbe essere... è il 3 ottobre lì, eh? Esatto. No, è il 3 ottobre, non è il 10 marzo. No, io 3-31 no, no, non sto capendo, scusate, allora, Mirko parlava di Roma, invece Lisbona-Portogallo, alcuni hanno detto che potrebbe essere figo perché se fa un casino a Lisbona e in Portogallo nel 1492, magari Colombo non riesce a partire 4 mesi dopo e non scopre l'America, quindi oddio, che cacchio succede, evento Nexus, addio. Okay. Quindi quello potrebbe essere, però negli altri casi... 23 aprile 2301 su Vormir... C'era sempre Teschio Rosso che si guarderà intorno, quindi poverino. Okay. Anzi, dirà: wow, figo, succede qualcosa. A Taunton no, negli Stati Uniti nel 1551. Anche qua niente, ma molti sono, non rimandano a fatti precisi. Asgard, per esempio, 2004, 16 febbraio qualche anno 2004. Prima rispetto a Thor, quindi non succede niente di che. Idem Roma, tu aiuto. Però sì, è interessante chiaramente che ci sia Vormir. No, questo di prima, scusate, no, di prima. Dove sono le altre? Ecco, no, ok, Sakaar. Ego. C'è anche Ego, esatto. Poi, perché alcune... Titano, ecco, questo è Titano, cioè pietà degli Eterni e di Thanos. Sì, Quindi qua nel 1982, un po' indietro. New York, Tokyo, Hala, che... Ah, Hala è la capitale Kree, se non sbaglio. Nell'anno 51, è vero che erano avanzati a livello tecnologico, però. E poi, qua c'è Ala, esatto, Kingsport USA, Xandar, Beijing e Madrid. Però vabbè, non ho nessuno di queste date. Il 31 marzo 1492 è la data del decreto dell'Alhambra, espulsione degli ebrei della Spagna. Wow! Ok, e questa invece in Cina, a Pechino, cosa è successo nel 2005? Boh. È il 23 novembre 2005, che è successo a Pechino? Vediamo. Io ho cercato Roma, dov'era? Roma, non c'era. Ho cercato Roma, non c'era niente, il 3 ottobre 1390. Non, almeno Google non è stato aiuto, magari sono impedita io a cercare, però... Anche perché in teoria sono cose che poi loro resettano, a meno che non raggiunga via Nexus, quindi non dovrebbe essere successo niente. Ah già, è vero, ma era Portogallo, non Spagna, scusate, cioè, ha perfettamente ragione. Vabbè, ragazzi, mi si sta anche impallando la videocamera, mi sembra capire. Io ora vi devo salutare. Mi si è impallato. Quindi mi sto anche andando... Oh, sto andando, va bene? Ma è un po' scappi. Sì, vabbè, eh sì, perché quando apro un'altra finestra in questo... C'è un'esplosione di impianto chimico. Ah, ecco. Davvero? Adesso punto di domanda, quindi è un... È una domanda. Controlleremo. Vabbè, qualcuno controlli, abbiamo tutti... Sì. Forza. Vi dicevo che ora vi devo salutare, però seguirò poi, rivedrò tutta la diretta per vedere soprattutto i meravigliosi meme e... Ciao Andre, che giorno era? In Cina? Ciao, in Cina era il... aspetta, lo dico subito. Dov'è? Eccolo qua. In Cina il 23 novembre 2005. Qua perché da 28 novembre 2005 miniera di carbone, un'esclusione di Grisù con conseguente blocco di impianto di aerazioni. Non lo so, ma anche perché dovrebbero essere, ripeto, in teoria... dovrebbero essere poi resettati quegli eventi, oppure sì, c'è quindi stato il 14 novembre l'esplosione di un impianto chimico a Jilin, evacuati esatto, come dice Dave, esattamente questo dice Dave, sono eventi che non dovevano accadere, ha senso che non ci sia un vero evento collegato, sì, nel senso è vero assolutamente esatto. Salutiamo pure Colon, ciao Colon, vedi Andalo Cristina su... Mandalo su coso sul forum di Nuova Concezione, Giulia. Non so se è lo stesso che stavo guardando io. Cristina, questa è la domanda che ci stiamo facendo: ossia, gli universi paralleli si creano quando si tocca la linea rossa e l'evento Nexus? Esatto. Oppure gli universi paralleli esistono già, ognuno con le sue linee sacre, linee temporali, e vanno.
non ho capito. Sì, boh. Ma credo che poi Cristina rispondesse anche a Serafina, perché Serafina diceva giustamente le altre varianti di Loki, però no, ma esatto, è quella la domanda. Mi sento scemo, non ho capito. Io non capisco se quelle varianti, variando, sono nello stesso universo, ma vengono falciate perché non sono quelle giuste, quindi vengono falciate. Però, e bon. Quello che dico io, se una variante esiste, è perché, cioè, è una variante, che vuol dire una variante? Che ha variato il suo percorso sì, di vita. L'hanno falciata e ha creato qualcos'altro. No, 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 no. Loki è una variante, ma non ha creato niente, perché Miss Minutes si dice esatto, che le varianti vengono prese, falciate, e viene rimesso un Loki al suo posto a fare il percorso giusto. Ora, nel 2012, ci sarà un Loki che non ha rubato il Tesseract e che viene rubato a Asgard, dove muore la madre, bla 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 bla. Lo so, però dico, nel momento in cui qualcosa varia... No, è come la giratempo. Tutto quello che succede succederà comunque. Ma i fratelli Russo non sono d'accordo allora. I fratelli Russo devono fare una cosa, mettersi d'accordo con i loro sceneggiatori, perché hanno fatto un casino in Endgame, loro due e gli altri due, che si davano botte virtuali. No, è così, no, è cosà, quindi... È bello che siamo tornati a una serie che ci rovina un po' la testa, perché dopo WandaVision abbiamo fatto una pausa, perché con Falcon molto il dubbio maggiore. Ma vogliamo vederle queste varianti? Il dubbio maggiore era legato al mutuo in banca di Sam, fondamentalmente. Ma pure quello del barone, ha detto, come ha fatto a... Ma quindi era ricco, ma quindi aveva una magione, uno stato tutto suo. Vediamo queste varianti, dai. C'era questa che è tipo dio pagano. Loki barbuto sempre piaciuto. Cos'è? Esatto, che è tipo una cosa che ho letto, è un dio pagano, tipo un idolo occulto alla The Conjuring, una roba del genere. Questo è fichissimo. Questo è, come dicevano prima, questo deve essere la variante vincitrice. Dai, guarda, a posto che maglia rosa, maglia gialla. Poi il Loki, che non è che sia un Loki versione troll o è un Loki con i raggi gamma e quindi mezzo Hulk, non si è capito. Questo vichingo che è fighissimo, molto simile al dio Norreno, e questo che è troppo figo, cioè il Loki blu di Jotunheim, se fosse rimasto un gigante di ghiaccio. Però vedi, cioè la linea è quella, magari in questa linea temporale Loki diceva no, io tradisco Odino e vado con i giganti di ghiaccio e torno blu. E qui c'è un Loki blu. E loro, no, ho sbagliato, tranciamolo. E l'hanno tranciato. Quindi, intanto, la linea temporale. Mirko... Sì. C'è un plot twist. Mirko è Mephisto e Mobius. Sempre la M. Che se la giri diventa la V di Wanda, quindi vedi che è tutto un... Quindi anche Wanda, infatti, esatto. Infatti siete i genitori miei e di Bernie. Tutto torna. Esattamente. Esatto. E Ad Maiora dice: ho paura che alla fine non tornerà a niente. No? Ma guarda, già in Endgame non tornava alle cose, quindi quello è stato un po' un problema. È vero che un po' di domande gliele hanno fatte per chiarire alcuni aspetti. Perché è che dopo in realtà va tutto in accumulo, continua ad aggiungere cose che alla fine non ci capisci più un cazzo. Infatti, è quello che ha detto Waldron, lo sceneggiatore, creatore, serie, supervisore di Loki, no? Che ha detto: io ho fatto il mio con Loki, ok? Ho trovato una storia, ho fissato delle regole. Poi il bello è che poi spetta a chi ti segue poi sistemare il caos che combini. E poi invece... Però fortunatamente lui si è sistemato il suo, perché dopo ha fatto Doctor Strange. Doctor Strange, mi ha detto, ho dovuto fare tutto io. No, ma infatti non è il viaggio tempo di ritorno al futuro, perché la TVA... è come se non fosse successo niente. La TVA ha rimesso un Loki lì dove doveva stare. Sì, più che altro perché il quindi non è mai successo il ritorno al futuro dovrebbe cambiare, cioè, non dovrebbe presupporre l'esistenza di varianti, cioè esatto. Nel momento in cui sono varianti ha già sostituito quello che esatto. Se Loki nel ritorno al futuro Loki rubava il Tesseract, basta, finito. I film successivi non esistevano più. Invece è successo, l'hanno preso, l'hanno tranciato, cioè l'hanno ancora tranciato, vanno a falciarlo, no. E nel frattempo c'è un Loki che è al suo posto lì, ha fatto quello che doveva fare. Tipo il Loki Hulk, un Loki che magari insultato dal finale di Avengers si mette il siero di Hulk. Capito? La sostanza è quella. Esatto. Vorrei solo capire la variante che scopriamo a... Che storia ha? Perché sono la variante finale? Sì, quella finale. Okay. Sì, facevo notare una cosa che io non avevo notato in alcuni forum, blog, video, tutti questa cosa, ossia che lei qua c'ha un corno rotto, che è una scelta di design interessante, nel senso,
quindi è lei che si è ha rotto il coro perché lei non si definisce Loki, esatto, oppure si è rotto per qualche motivo perché il padre, non lo so, non si è, anche perché come diciamo prima, oddio mi sono perso, ok, come diciamo prima poi non sappiamo la sua storia qual è, perché c'è questa cosa dell'incantatrice lì in mezzo, visto che hanno spoilerato il nome Sylvie, sì. Che è un po' un problema, quindi è... Grazie Francia. Dobbiamo ringraziare Spagna. Giro Spagna, sempre Spagna? Spagna, sì, sì, il doppiaggio catalano, se non sbaglio ce l'ho qua, aspetta, dove? Ma chi l'ha tolto? Berni, se è successo qualche casino è stato Berni, no, è stato Mirko? È stato io, rimetti un attimo. Ma perché? Perché ero convinto che fossero i file dell'altra volta. Ma chi te l'ha detto? Ho sbagliato. Ma perché? Mirko, ma attenzione. Scusa. Attenzione, intanto, qui. Ringraziamo Aizen Frank. Star non è contento, Star Disney Plus non è contento. Grazie Aizen Frank, sei arrivato a 7 mesi, complimenti. Raga, 7 mesi, pure lui è stupito infatti sta cosa. Sì, era catalano. Castellano. Che sì, peraltro è un comune che sta sopra Senigallia, quindi in realtà è la versione marchigiana del doppiaggio. Colpa esatto. Vostra. Sì, il comune di Castellano. Esatto. E quindi boh, anche lei è un po' un punto di domanda, perché non si è capito quindi che parte fa. Ma che in effetti, io mi chiedo, ma perché sei una variante di Loki? Non hai capelli neri? Lo so che è una domanda stupida, però mi dica. No, sto pensando che sì, ok, alla fine di WandaVision si risolve lei il conflitto con se stessa e poi dopo in realtà per una roba che risolve altre 20 vengono aperte. Falcon and the Winter Soldier uguale, idem con patate. Qui non lo so, cioè praticamente è una continua sofferenza in attesa di scoprire quali risposte verranno date e per ogni risposta che verrà date quante domande verranno buttate lì, mamma mia. Mi esplode la testa. Abbiamo già il dubbio su qualche cavolo di linea temporale sia, se esiste un o no, non so, siamo alla seconda puntata, quindi sì. Quindi, domanda. E, no, comunque su di lei, cioè, a livello visivo, appunto, dicevo, mi sono chiesto perché avesse i capelli biondi e non fosse mora, come tutte le varianti di Loki abbiamo perché visto. Così nel trailer tutti dicono, no, ma è con vedova nera! Che fastidio! Che astio, vero? Ma perché poi lo dicevi, dice, no, guarda, non è così, è questo. No, ma guarda! Sì, ho visto, no, guarda. No, porco Giuda! Sì, in effetti, capito. Ma perché poi lei, perché Sylvie l'incantatrice che riceve i poteri da Loki è bionda, quindi ho detto magari veramente allora, perché tutte le varianti di Loki nei fumetti hanno tutti i capelli neri, quindi c'è inutile, non è che c'è molto, Lady Loki ha i capelli neri, eh sì, però tutte le varianti di Loki hanno i capelli neri, quindi il fatto che lei questa è carina, questa è molto così. Questa è molto questa. Quindi, non sei divertito, sono te. Ma veramente stai divertendo un sacco. Grazie Alberto per il... Grazie. Ma è proprio nei fumetti il personaggio corno col personaggio, il corno col personaggio rotto. Il personaggio col corno rotto è, se non sbaglio, è proprio Loki quando alla fine, se non sbaglio, la Lady Loki finale, quella che lui cambia e diventa Lady Loki, diventa una donna. Penso che sia così, l'avevo visto in questi giorni. E l'altra cosa, io ho il quadernetto da vedere, Mirko, ma se tu non mi... Avevo presente quando Loki fa quella metafora del succo, l'insalata, che comincia a rompere le palle. Sì, certo. Ok, io avevo colto il riferimento a questa, quando lui spiega il multiverso. Sì, è vero. Però non l'avevo colto, perché lì John devo recuperarla a questa. Anche lui spiega il multiverso, tutte queste cose qua. È una figata pazzesca. Poi, beh, riferimenti visivi, c'è anche questo che è molto carino, cioè lui che cade alla fine con Ragnarok, Doctor Strange. Ma ce n'erano un sacco. Sto precipitando da 30 minuti. Da 30 minuti! Bellissimo. No, quello è fantastico, dimmi. No, stavo ripensando un po' alle sequenze che avevamo già visto poi nei trailer e avevamo visto in effetti poi delle sequenze con loro due, proprio la scena con Natasha su Vormir. Sì, Natasha, esatto. E, in questo ambiente apocalittico, infatti sono curioso poi di vedere come sarà la scena, anche perché se vi ricordate sempre nel trailer si vedono poi queste porte che usano i membri della TVA per andare da un posto all'altro e...
sono curioso di vedere che ci faranno su quel pianeta in fase di istruzione. Dialogo, anche perché lui vuole avere questo dialogo esistenziale, ma lei no, non gliene frega un cacchio. Ma questo non riguarda te, cioè non mi hai rotto le scatole, non me ne frega niente. Quindi, come al solito, vero? Le fanno queste cose. Vabbè, certo. Sì, è vero. Però da un lato è più interessante. Nel senso è molto più interessante. Piuttosto che prendere il personaggio, mettergli il costume uguale a quello dei fumetti e fargli fare le cose dei fumetti. Cioè, è molto più interessante. Ma perché così un minimo depisti anche chi conosce di più i fumetti. Esatto. Ok, quindi qui avete fatto così. Perché se no, vabbè. Ma anche guardiamo Vedova Nera, Alexei Guardiano Rosso, che nei fumetti, se non sbaglio, è uno dei grandi amanti di Natasha. Qua è tipo la sua figura paterna, barra padre adottivo, quindi è proprio un'altra cosa. Mi sa che nel fine settimana arrivano le first reaction, credo. Sì, mi ha detto Mirko prima, infatti ha detto, ma come la stampa americana l'ha già visto? Allora, la stampa americana l'ha già visto. Mamma mia. Stavo leggendo prima, cioè forse addirittura già domattina... le prime reazioni devo controllare forse domani pomeriggio. Sì potrebbe essere domani mattina, sì. Però potrebbe essere domani mattina, sì, è vero, in effetti c'ha senso. Sì, ok, allora domani forse, allora a mezzanotte, vabbè, cioè, adesso la mezzanotte e lo scrivo nella chat privata. Ok, perché loro sì, ma sono molto d'accordo, Dave, anche perché per citare Sirius Black ho aspettato a sufficienza, cioè un anno e mezzo che stiamo aspettando dal primo trailer, quindi voglio dire, dateci sto film, cioè sto 7 luglio che lo stanno facendo sudare. Più che altro è quello, se ci pensate, cioè siamo al 17. Sto scrivendo nella chat privata, cioè sto controllando, double check, ok, pensi nella chat normale. Siamo al 17 giugno, il film esce in Stati Uniti, Disney Plus e cinema il 9 luglio, è un bel po' in anticipo, quindi credo siamo abbastanza fiduciosi sul progetto, poi vabbè. Ripeto, un anno che... Dubito che poi le prime ieri, saranno schifo, mi aspettavo di meglio. Che malinconia, ieri quando ho scritto quell'articolo basandomi su un paio di set visit che erano identiche, perché tanto... l'ho pure spiegato per sicurezza, perché nelle set visit dovete sapere che quando ce le fanno fare, in genere le interviste one on one le fanno le testate tipo Entertainment Weekly, ste robe gigantesche, sì. Così, se no normalmente la stampa dal sito di cinema, anche il quotidiano, sono delle tavole rotonde allestite lì sul set, dove arriva l'attore, il regista, il produttore, si siede lì e parla a turno con tutti, ecco, e comunque sia le set visit di Black Widow sono state fatte nel 2019, mamma mia. Lo stesso anno in cui qualcuno potrebbe aver fatto di noi tre una set visit da qualche parte di cui ancora non possiamo parlare, fra le altre cose, ma chissà chi è stato. Era aprile, mamma mia. Così mi hanno detto, non lo so. Esatto, noi abbiamo quello letto. Si può dire. Sì, però sarà un'esperienza interessante parlarne un giorno. Forse. Per me sono anche scordati che mentre, ma infatti se qualcuno pubblicasse qualcosa adesso non ce l'accorgerebbe nessuno. No, forse sì, secondo me sì, però vabbè, faremo sì, vabbè. basta parlare. No, parlando di questa puntata e del fatto che a me ha fatto schiattare. Aspetta un attimo. Abbiamo un contributo video? No, aspetta, ho dimenticato di caricarlo. Poi sono io, caricala. Ok, caricala. Engine, trattieni. Ma come? Mostra il Darkhold. Mostra il Darkhold. Esatto. Gli appunti in verde, bellissimi. Verdi? Veramente? Cioè, nel senso, perché non... io li vedo verdi, ma perché c'è anche la luce verde. Ah no, sono effettivamente verdi, affascinanti. Verdi. Bene. Molto, sì, perché Loki è verde e Falcon erano blu, e Falcon ha fatto una Falcon ha fatto questi appunti e basta. Belli. Invece WandaVision erano... vabbè. Questi. No, non è vero, non questi. No. Rossi, eccoli qua, questi. Ma invece questi, quando questi. Un domani ci sarà Occhio di Falco, che colore sarà? Viola! Giusto? Viola, giusto. Certo. Sono curiosissima di sapere quando avremo il primo trailer, sia di quello che di What If, perché sono due serie che hanno tantissime. Set visit per cui hanno rigirato le scene col telefonino. Sai che per quale film hanno rigirato le scene? A cosa si riferisce Blaster? Questa cosa mi affascina. A quale film ti stai riferendo? Tutti come DiCaprio? In attesa dico, no, allora, io quando ho visto questo, vabbè, perché la scena mi ha fatto schiattare, però...
cioè, questo momento mi ha fatto veramente tanto ridere. Bellissimo. Ma perché c'è lui che si ostina un sacco, continua. Possiamo dire, non possiamo dire cos'è, possiamo dire cosa non è. Non è No Time to Die. No, ma non è che l'hanno rigirate rigirate col telefonino, nel senso quelle col telefonino rigirate. Ok, pensavo girato proprio così. Allora, visto che No Time to Die è uscito, cioè è stato girato 12 anni fa, sì, con dei telefonini che all'epoca dei cellulari. Certo, erano all'avanguardia, sì, okay, esatto. Quindi erano all'avanguardia. Si era detto che avrebbero dovuto fare, credo, riprese aggiuntive con, vabbè, credo solo dei dettagli, sì, esatto, dei telefoni nuovi o addirittura digitali in alcuni, in alcune sequenze riaggiunti, però... Quanto vecchio, la pandemia quanto è durata, mamma? Questo film del 2030, come vedi, ha un modello Nokia 3310, quindi vedi un po' tutto. È durata tre iPhone. Tre iPhone, vabbè, è durata. Che tristezza. Due Huawei e mezzo. Però dai, inauguriamo un attimo questa serie. La zona meme? Dai, vediamole un attimo. Faccio io? Ah, ok. Devo andare su Discord prima, però. Sai com'è? Sì, condividete voi? Sì, allora, mi sa di sì, le cose caricate che erano un po' di riferimenti visivi. C'erano 800 immagini, ho visto prima. Ma infatti erano le varie varianti di Loki, tutte visive. Ah, giusto, sì, in effetti. Poi c'era questa, che è bellissima, basta. Ah, c'erano i vari dettagli a distruzione di Asgard con il numero di vittime, con i Revengers, ci sono i Revengers qua sotto. Ho letto un po' di perplessità sul fatto che Asgard aveva solo quanto 9.000 sono i morti, poi sono pochi sopravvissuti su una vicella che poi comunque Thanos ha sterminato, quindi vabbè. Però alcuni sono comunque stati salvati. Sì, 9.000, più quelli salvati, più quei pochi... No, penso che dopo Thanos... nuova Asgard. Sì, 10 persone, bravo. Però non sono perplessità, Asgard alla fine era, non è che era un pianeta così grande, era un regno, quindi... Però porca miseria, c'aveva meno abitanti da Fragola, cioè scusa. Lo so, però se ci fate caso, tipo, a livello visivo il primo Thor era molto... Vedevi solo questa città dorata e basta, quindi come città magari... Sì, non lo so. Sono molto casta. Sono molto casta. Poi, capito, durano di più, quindi... È un paesone, il piede del piccolo principe, esattamente. Allora, un secondo, mi sono solo che ando su Bad, eccoci qua, Loki meme. Aspetta, che devo andare indietro. Questi erano i vecchi, però. Sì. Ok. Vabbè, possiamo recuperare anche quelli che sono usciti dopo, Okay, ma sì, allora, infatti. Ok, allora. Sono usciti dopo l'altra puntata, fare. Dico. Ce la posso fare. Perché qua è un casino. Scheda. No, finestra. Discord. Perfetto. Fatto. Fatto. Questo infatti non l'avevo visto. Aspetta, che scusa. Bello. Sì. Questa sì, è fantastico. Devo vedermi Mad Men. Cacchio, perché? Non l'hai mai visto? No. Tutte le volte rimango. Madonna, anch'io penso agli M&M, vi giuro. Sì, i colori sono quelli, a parte il marrone. Quindi assolutamente sì. Slide to Unlock, questa è una roba che sì, infatti 2012. Sì. Old but gold, sì. Per parlare di Daniel di No Time to Die, sì, l'unlock sì. Proprio è esatto. Tempi 2012. Questo? No, vabbè no. Io non ce la faccio a vederlo come lo mi sono fatto male. Bella. Sto malissimo. Soprattutto sì, tornerà in Thor 4. Esatto. Ah, guardali che fighi. Fantastici. No! Questa colpisce su vari livelli. Ragazzi, non l'ho capita. Beh, è per la faccina. Vabbè, semplicemente triste. Ah, per la faccia e basta. Sì, okay. No, sì. Pensavo c'era qualche riferimento fra i parenti di Loki morti e lo zio Pastuso che morì. Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, sì, questa... I fan di Agents quando Mobius parla di Phil Coulson. È vero. Dopo 2 secondi, quando Morbius ignora che Coulson... Esatto. Dopo non si sono calcolato di pezza. Ci sono rimasto male. Vabbè, ma era ovvio, mica puoi inserirti gli eventi di Agents of S.H.I.E.L.D. No, lo so, però è stata una presa di posizione. Ok, Loki ha una seconda possibilità di vita e avventura toccando il test. No. È giusto. Povero teschio rosso. Vabbè, alla fine rosso comunque sì, è un'esistenza triste e solitaria. Molto triste. Cioè,
Ecco, vedi, ne parlavamo prima. Ermione Grange al nome della TBA ti arresto per crimini contro la sacra linea temporale. Esatto, esatto. Quando loro vanno indietro non cambia niente. La linea temporale che vivono Harry e Hermione è la sacra linea. Non è cambiato niente il fatto che siamo andati indietro. È sempre stata quella stessa sacra linea. Intoccata. Perché è quello che il film decide di farti vedere. Esatto. Cioè, se ti fa vedere una sola che si sovrappone, capito? Sì, ma per forza si sovrappone, perché se non fosse vivo Fierobecco, loro non sarebbero stati vivi per salvarlo dopo. Vabbè. Sì, ma questo credo la rappresenti poi il paradosso del nonno, no? Sì, esatto. No, ma hai 800 canali Discord, io impazzirei. Sì, lo so, stavo notando questa cosa. E nessuno che visita. Non è vero, non è affatto vero. Basta dalle notifiche. Sì, vabbè, grazie. Meglio, giusto così. Questa è bellissima, ma anche solo perché c'è il signor Chang, e quindi... Ma anche perché me la immagino con la Lawit, con la voce Lawit. Un po'... Esatto. Ma scusi, ma Steve, ma va bene. Let's watch Loki, and I'm like... Oh, bellissima! Questa è bellissima! Come citare Loki nel modo giusto. Non mi piace fare male alle persone, non mi diverto a farlo. Lo faccio perché devo! È bellissima! Ah, i spoiler senza contesto! Ok, questi sono stupendi. No, ragazzi, l'insalata! Bello. Oddio, però il cagnolino! Andiamo a terra, che arriva lì. Sì. E come diceva Bernie, la rana Kermit. Quello è stupendo. E io l'insalata mi sta avendo fame, tra l'altro. Vabbè. Una bella insalata. No, vabbè! Sì, 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 beh, vabbè, allora. Questo sì, subito. Questo proprio in automatico. Allora, il mio amore per Rose va avanti. Wazowski! Bocciuolo. Non dirò mai chi a lavoro in Disney ogni tanto quando mi chiamavano, ci facevano... Vedeschi, non dirò mai chi, no, però no, era, non, è un... comunque, non in diretta, no, beh, ovvio. Vedeschi, ma è bellissima, beh, ovvio. È stupenda. Rose è qualcosa di veramente. Ok, ho visto un Alberto Angela e quindi ho detto chiaramente un Loki. Sì. L'ho letta con la sua voce, chiaramente un Loki inferiore. No, no. Io voglio il finale con Mobius che va sulla moto d'acqua. Sulla moto d'acqua. Hawaiano. Se no, non sono contenta. Ma sì, credo finirà così la serie. Esatto, o finisce così. Ed è vero. Oh, he's a terrible boy, she recalled. Oh. C'ha ragione. Be free, man. Bellissima, anche cornute, quella è veramente stupenda. No. Bella insalata di Mobius, sì. Tristissima. No, okay, lui, sì, vabbè, cioè, ragazzi, sarà a posto questo multiverso, Ma anche perché pure Strange gioca col tempo. Vabbè, le gemme però sono un cacchio per la TVA, quindi va bene, dai. Diciamo dice che i suoi dice Vess, pochi ricordano che Rose fu Loretta Goggi, certo. Goggi, che in era Loretta Goggi, non sapevo, in realtà sì mi ricordavo. First reaction shock. Infatti nel 3 di Monster Set. E io Monster and Call, cioè mi ricordavo Marina Massironi come Silia, capito? Per sì. Salve, Silia. Bilia. È stato fatto. Era bellissimo. Era stupenda. Ecco perché Thor. Ah, ok, mi trovavo così fastidioso. Giustamente. Vabbè, a un certo punto. Sì. Le pose fighe te devi sparare. Questa anche è bellissima. Io ti giuro, lo dico ogni diretta, ma se in Spider-Man 3 non c'è questa scena, esco dal cinema e non vedo il resto. Però col fatto che appunto dopo ci hanno fatto notare che c'era già la fine di Spider-Verse. Però io... Cioè, è vero, però, vabbè, però quello può fare le reaction. Sì, The vai. Sexy Red Hair. Vabbè, sono un po' offesa al fatto che ci sia come si chiama? Ci volevi, non so, vedova nera. Assolutamente, stiamo parlando di Sexy Redhead, scusami, Natasha o Natasha, anche perché Wanda non è rossa, io sta cosa che la fanno rossa dopo che lei è mora, pure nei flashback è mora, cioè, ho capito che si tinta i capelli. Missing. No, e basta, cioè se non la fanno mora in Doctor Strange, altro motivo per uscire dal cinema. Allora, no, bellissimo! Bello, sì. Ci siamo passati tutti. Ah, c'era qui, scusate. No, non l'avevo visto.
Scusa, sì, ma che me la guardo. Certo. Quando c'è che di godete tu in sala, senti lo che entra la sala. Bellissimo. Finding out. Ah, il tuo pietà è stato distrutto. Anyway. Esatto. No, sono finiti. No. Ogni volta dico Anyway. Anyway. No, diceva Alessio un'altra cosa, io la butto lì, il Moebius alla fine è uno dei tre capoccioni insieme a Ravonna, Lady Loki. Aspetta, Lady Loki ha ucciso il terzo e Loki diventa il terzo. Wow, questa è una teoria molto grossa. Audace. Proprio, sì, sì. Molto, illazione molto forte. Però no, non ce lo vedrei Loki a reggere la sacra linea temporale per tutto sto tempo. Scusate, è finito l'embargo su Black Widow. Ecco, magari la scrivo alle 7. La mattina americana. Ah, adesso? Andiamo. Infatti la mattina americana è oggi. Quindi... Ma porca perfetto. Vacca! Vabbè, questa live è cambiata, allora, ora parleremo di Black Widow, a partire da adesso. Vabbè, sempre Marvel, io intanto ricerco un attimo su cosa. Esatto. 90 tweet nell'ultima ora, attenzione, recenti. E infatti, vero? Allora, Black Widow è un thriller d'azione, pieno di azione, intenso, che completa la storia di Natasha in modo emozionante e viscerale. Florence Pugh spacca ed è già un'icona dell'UCM. Spoiler. È il film di Bond dell'UCM con alcune sfumature di Mission Impossible e Thelma Louise mi piace tanto. Ah, ok, c'è una scena di Judy Coda che magari spoileranno. No. David Harbour è esilarante e ruba la scena, è ambientato dopo Civil War, grazie tante, e se questa è l'ultima performance di Scarlett Johansson nei panni di Natasha, è un ottimo modo per chiudere la sua storia. Ok, ne ho letto uno così al volo. Mi sa che faremo un articolo. Un altro ha detto: Black Widow era meglio di quanto mi aspettassi, sebbene ci sia azione eccellente, la cosa che mi ha attratto di più sono i temi potenti e i momenti dedicati ai personaggi che il film ci ha presentato. Sicuramente la miglior performance di Scarlett nei panni di Nat, e Florence Pugh è geniale nei panni di Yelena. Io non vedo l'ora di vedere Florence Pugh in Occhio di Falco. È stata confermata. Guarda Mirko, facciamo una cosa, mentre voi continuate io qua in diretta con voi comincio ad impostare l'articolo, poi magari lo finisci di sistemare te, perché dopo finita la live io dovrò andarmene, quindi io entro in modalità tipo pesce dentro la bulla. Ma parliamo di questo film. Voi parlate, esatto, di Black Widow. No, continuate a parlare di... no vabbè, di cosa? Di Loki. Allora, sì. Parlando di Loki, prima Serafina parlava del fatto che sarebbe figo vedere Loki che spodesta questi tre famosi, tre custodi del tempo. Ma anche lì, allora, cioè, esistono, non esistono? Lo dice, no? Che è il suo obiettivo, nel senso che è quello che lo dice. Anche lei. Lei glielo dice, mi pare. No, aspetta, ne parla con lei. Lei, tipo, anche tu sei qui anche tu per spodestare i guardiani. Però lì, quando ha detto quella cosa, non so se è quello che voleva farle credere o se veramente vuole fare quello, perché no, neanche allora. Io, cioè, secondo me lui, Loki farà un po' il come possiamo definirlo? No. Se la godrà nelle linee temporali alternative, no, farà tipo un po' come si chiama? Tipo Presidente Loki, quello com'era? Com'era la... Sì, ho capito, vota Loki, esatto, se nelle varie linee temporali magari proprio a fare un po' lo sciocco. Dici che la fine diventa buono? No, non dico buono, però è come dice lui, cioè... No. Non ce lo vedo troppo antagonista, sinceramente. Io ce lo vedo molto antagonista, cioè io voglio che lui sia quella figura che per tutto il film ti fa chiedere una cosa e alla fine ti inchiappetta. Sì, ti inchiappetta, però sempre nel senso buono, capito? Non ce lo vede il distrutto. Ma come nel senso buono? Lui, allora, perché avete questa cosa che Loki deve essere buono? In senso da Loki, dai. È da Loki, quindi in senso cattivo. Tanto vi comunico il refuso in diretto che stavo scrivendo. È scaduto l'embargo al posto di l'embargo. Embargo. Embargo. Ti aspetta in senso buono, sì. Vedi il tuo omonimo, però con la C puntualizza che in senso buono non può essere sempre l'inchiappettamento, insomma, non è che è proprio sì, ma chiaramente è metaforico e... Però è un'ottima metafora, non può esistere un senso buono. Vabbè, con l'educazione te lo chiede prima, cioè non è che è proprio una cosa brutta, esatto, cioè, se ti va
ti invita a cena, magari, non lo so. Esatto, poi i preliminari. Però dai, cioè, capisci cosa intendo? Non è il tipico cattivo. Certo, è quello il fascino, quello. Che non è un cattivo. Cioè, non è Thanos che vuole, a prescindere, creare il genocidio. A parte che Thanos aveva motivi migliori di Loki. Cioè, Loki vuole fare il cazzo che vuole, Thanos aveva pure i suoi motivi, invece. Capiamoci. Però è ovvio che quello è il fascino di Loki. E dal primo film è quello il fascino di Loki. Ma nel primo film, Loki, per i suoi motivi e per tutti il suo bisogno di validazione, quello che vuoi, i suoi traumi infantili, ha quasi ammazzato il fratello, poteva essere morto, lui era contento, ha quasi ammazzato tutti quanti. Questo non è il Loki che è arrivato a sacrificarsi per il fratello sfidando Thanos. Questo è Loki post-Avengers, che alla fine si è messo sul trono comodino per godersela. Questo è Loki post-Avengers che ha pugnato il fratello al cuore mentre diceva dai, uniamoci, combattiamolo insieme. Quindi, cioè, è quello il bello, che alla fine ti frega comunque, sempre. Capito? In senso buono. In senso buono, no, ti frega, non è un senso buono. Non è in senso buono. Ti frega, io voglio dire, se no ti frega, non è che era proprio in senso buono. Io cacchio, mi ha fregato, no, ma era in senso buono, sì, ma mi ha fregato. Alla fine lui, cioè... Vabbè, vediamo come va. Vabbè. Fidati, vediamo come va. Sì, ho capito, ho già perso con Infinity War, che io speravo che non fosse così scemo da avere la redenzione finale e poi morire. Invece si è avuto la redenzione finale e poi è morto. Io speravo che il suo ultimo atto fosse un po' da codardo e quindi morisse come il dio dell'inganno ingannato. Sì, è stato un quinto ingannato perché si aspettava di beccare Thanos con un coltello. Vabbè, così. Stupido. Stupido, sì. E me lo ricordavo più intelligente Loki nei primi film, invece era proprio stupido. Sì, ma perché tu pensi che spostare i guardiani sia una cosa da villain, ma invece è proprio il contrario. Scoprimi invece che la TVA e la sua propaganda sull'odio verso l'arbitro sono il vero nemico, il libero arbitro deve vincere. Tra l'altro è difficile il discorso sul libero arbitrio, nel senso che se non ci fosse il libero arbitrio, allora nessun film di quelli che abbiamo visto fino adesso avrebbe senso. Cioè i Avengers, Endgame, Infinity War, Civil War, tutto quello che abbiamo visto non sarebbe vero perché non avrebbe il libero arbitrio. Invece, chi è che lo fa? Mobius il discorso? Cioè, nel senso, no. Il libero arbitrio esiste, cioè tu decidi, fa quello che vuoi, però se è destinato che tu fallirai prima o sempre, magari cambierai un po' la tua strada, arriverai a fare delle cose belle, delle cose brutte... Però Loki non doveva rubare il Tesseract, infatti non l'ha rubato. Sembra che in questi casi il libero arbitrio riguardi solo cose che non sono più grandi di noi. Sì, cioè, esatto. Se ci fai caso, quando si tratta di viaggi temporali o comunque di gemme dell'infinito o di cose che... Cioè, non si sta parlando di oggi mi mangio la lasagna invece del panino. Cioè si parla di cose che lasciano il segno. E infatti qui vanno contro Loki perché si ruba una gemma e soprattutto poi toglie ai Vendicatori il loro destino. Esatto, esatto. Anche perché diciamo che nel primo episodio, come diceva Maio, è tutto previsto. Sni, nel senso che loro gli dicono, guarda che i Vendicatori hanno potuto fare questa cosa e giocare col tempo perché va bene così. Però i Vendicatori per libero arbitrio potevano anche decidere di mollare e di non salvare l'universo, andavano avanti con la loro vita, si riproducevano e bon. Quindi Stati, loro io torno un attimo online, vi lascio proseguire, mi dedico alle first reaction, saluto anche tutti quelli e quelle che ci stanno seguendo, perché io poi per una decina di giorni scomparirò nel multiverso e quindi ci rivedremo sì. Tra due Loki. Vi farò... esatto, ci rivedremo fra due Loki. Ciao, buon proseguimento, grazie. Questo si è trasformato in una puntata di Bed and Breakfast. Che noia. No, comunque ho capito quello che intendeva Serafina, ma sai cosa, Sera? Secondo me il fatto dei tre guardiani è una di quelle cose, come dici tu, molto istituzionali, che magari veramente non esiste manco più. Nel senso, loro sono i grandi custodi, controllano che la linea temporale vada avanti, anche perché il fatto che la linea temporale abbia gli eventi Nexus non è una cosa positiva. Nel senso che, a quanto ho capito, se la sacra linea si rompe... succedono catastrofi, l'universo viene annientato, quello che esiste. Quindi... Io sono curioso di capire cos'è che lega Loki a Doctor Strange 2, perché se ci pensate... Cioè, certo, è lì avevamo immaginato che il multiverso nascesse nel momento in cui Wanda, per trovare i suoi figli, per nel senso cambiare ancora una volta quello che è, diciamo, il suo destino prestabilito, ovvero restare sola...
in base agli eventi WandaVision, magari ecco, crea un po' di casini. Però ora voglio capire invece qual è, come si intrecceranno le due cose, perché anche qua lascia intendere che, cioè, stanno facendo di tutto per far spezzare la sacra linea temporale. Esatto, magari sono queste varie, sono piccoli indizi che spezzano la linea temporale, e poi nel film, ossia Doctor Strange, ti fanno vedere l'evento che la rompe, in quel senso. Ma infatti, no, infatti l'affascinante discorso tra predeterminismo e caos, libero e libero arbitrio, è interessantissimo. Ed è infatti il dibattito tra loro due, cioè quando alla fine Mobius dice no, ma alla fine noi siamo qua per sistemare la linea e ci incontreremo alla fine dei tempi, punto e basta. Non è così semplice, cioè il bello secondo me di questa sacra linea temporale è che la linea temporale al suo interno ha persone date il libero arbitrio, che fanno quello che vogliono, camminano, fanno quello che vogliono. Se creano qualcosa come questo Loki di più grande di loro e rischiano di rompere il tempo stesso, allora la TVA gli fa fermo un attimo, guarda questa cosa mi stai mettendo a rischio il tempo, un po' come, cioè alla fine abbiamo visto Endgame, perché i Vendicatori non sono tenuti le gemme? Perché era giusto portare al loro posto, perché se no l'antico gli fa guarda che se non metti la gemma al suo posto qua il tempo fa quel cavolo che vuole e ciao ciao. Sì, ma infatti questa la vedo più come qualcosa di come se fosse un atto illegale, cioè tu sei libero, sì, di fare quello che vuoi, però esatto, sei anche libero di fare cose molto sbagliate e negative. E poi ti punisco. Quindi sì, io la vedo così, nel senso, quando ti metti in mezzo nelle questioni temporali, quando fai qualcosa di così sconvolgente, magari ha senso ci sia qualcuno che regola. È chiaro che tutto va regolamentato, quindi non è che devono, come si dice, esagerare. Anche perché è molto oscura a livello di... vedi, io non ho visto Umbrella Academy, come dice Giancaso, però sì, è molto oscuro il come agiscono, non cosa fanno, perché è chiaro, loro sono lì a controllare che tu non rompa il tempo, va bene. Però è molto oscuro il fatto che questi tre custodi siano lì da migliaia di anni, che non si vedono. La cosa che mette angoscia è il fatto che tu così diventi variante e tutto a un tratto vieni falciato. Anche Loki ha questo terrore. Però non smetti di esistere. Smetti di esistere tu come Loki variante, in quanto variante, ma un Loki esisterà. Cioè, però è quella dinamica, voglio capire, che lo dice Miss Minutes, sì, dice che ti sostituisco. Sì, no? Verrai tu, non puoi tornare lì perché ci sarà già qualcun altro che ha preso il tuo posto e che cammina dritto. Un po' come The Prestige. The Prestige, Dark... tutte cose troppo fighe. Voi credete che il trailer di Spider-Man non esca prima della fine di Loki? Dici che sarà così collegato da non uscire prima della... Io ho sempre quella teoria che vogliono pure metterlo al cinema con Black Widow, quindi secondo me... ma Black Widow esce prima della fine di Loki, penultima puntata. No, nel senso che, ecco, prima secondo me, addirittura. Quindi vediamo, non è facile. Ecco, cioè, potrebbero addirittura... scegliere di non parlare di multiverso, magari siamo te di Spider-Man senza il multiverso. Poi è un chiaro, teaser. Sì, un teaser. Poi è chiaro che vorranno giocare su tutte le carte possibili e immaginabili, però, cioè, secondo me manca veramente poco al trailer di Spider-Man. Cioè, oramai ci siamo, dai, diciamolo. E questa è un'altra cosa oscura della TVA. Le persone della TVA sono state create a questo scopo, pensate sia veramente così, si scoprirà qualcosa di anomalo pure lì. A me sta cosa che, capito, il fatto che il dialogo tra lui e Renslayer, tra Ravonna e Mobius, che lei gli fa, guarda che non sei il mio unico analista, io ho altre persone, e ci sono quei segni di bicchieri, ci sono quei piccoli dettagli che ti fanno capire che ci sono altre persone lì, ma tu non le vedi, cioè sono varianti di Mobius, sono veramente altre persone... Chi è sta gente? Quello è un segnale non indifferente, certo, quello del segno di bicchiere. Sì. Cioè, fidatevi che sarà una cosa che ritornerà e sarà anche legata a un colpo. Fidatevi, quando non significherà niente, venite qua a vedermi. Diciamo, no, fidatevi, no, servirà. C'era qualcosa. Troppa enfasi su quel momento. E... è la seconda puntata che dicono che lei ha altri analisti e lui dice: ma perché? No, sono geloso. Tutto conduce a quello. Certo. Quindi, no, anzi, sono curiosissimo di scoprirlo. Altra cosa, il tizio infila per il numerino nel primo episodio, somiglia a un Flash adulto. Giulia, te l'ho detto, quello è Loki. È NG che deve sia Loki. È una variante di Loki, hai visto quanti Loki c'erano? Scusa. Sono altre versioni di me stesso, pure Ad Maiora non ci crede. Poi esce... aspetta, scusa. Ne escono un sacco. Loki, Fast and Furious, Aquaman e altri, sì.
Aquaman lo girano tra poco, Top Gun 2 è pronto, sì, dai, ora usciranno un sacco di film, Pasquale. Assolutamente. Però sì, vabbè, già questa puntata ci ha dato un bel po' di spunti. Come la tradizione, andrò a rivedermi i trailer per vedere cosa manca. Ma tra l'altro l'altra volta abbiamo visto lui che fa Your Savior is Here, perché nel trailer c'era lui che lo faceva, invece nella prima puntata no, se non sbaglio. Sì. C'era nella puntata? C'era nel trailer? Sì, mi va. Tu dici che forse era solo un trailer? Mm-hmm. Ah. Però sono belle queste cose. Non lo so, non mi ricordo. Però sì, allora, aspettiamo ora la terza puntata. A metà? No, non ci credo, è vero. Cioè, ragazzi, siamo a... Sono troppo corte queste miniserie. Lo so. Però a volte è meglio... credo che molti paesi siano d'accordo. Il problema di molte serie è che durino troppo, siano troppo diluite. Beh, guarda, qua se ci pensi, si parla comunque un bel po', eh? E ecco, non chiariscono neanche tutto, però credo che sia comunque un ottimo equilibrio. Ora vediamo un po' come sarà nelle altre puntate. Anche perché io, da grande fan di Daredevil, penso che Daredevil fosse veramente troppo lungo, cioè era un approccio alle serie troppo pesante a livello di lunghezza. E eppure non era neanche una delle serie più lunghe, no? No, erano tipo 13 episodi. Ognuno da tipo un'ora e mezza, no, di meno, no, un'ora e mezza. Alcune di Daredevil duravano tantissimo. Forse ti sembrava che durassero un'ora e mezza. Ok, 60, un'ora al massimo. Però a me sembrava durassero di più, ok. Vabbè. Non ci beccata. A me sembrava durassero una vita. Vabbè, sono 12-13 ore di film, scusami, di serie. Cioè, belle toste anche, in cui un sacco non succedeva niente. Quindi anche quello intendo per lunghezza. Quindi vabbè. Guarda, Vess, non le ho viste. Io mi sono vista Daredevil, Jessica Jones, ma non ho visto neanche i Defenders, quindi purtroppo. Sì, purtroppo lo ammetto, mi sono fermato anch'io. Visto fino io ho visto Jessica Jones solo per David Tennant stasera fine. Esatto, però vabbè, vediamo un po' cosa succederà con Daredevil, perché se ne è parlato un po'. Dell'avvocato di Spider-Man. Dell'avvocato. Jessica Jones, stupenda, okay. Non ti sei persa niente, ok. Jessica Jones, buona prima. Ma mi basta. Stai dicendo le stesse cose che mi ha detto chi l'ha visto, quindi mi sa che è proprio pensiero comune che siano serie fatte in un certo modo, purtroppo. Però vabbè. Secondo me Daredevil aveva cose molto molto valide, I cattivi migliori della serie li ha avuti Daredevil, assolutamente. Lo so. Wonder Woman Calacalla non è piaciuta. Vabbè, non possiamo parlare. Se no iniziamo a fare di sì. Comunque, credo non ci sia nient'altro da dire su questa puntata. Facciamo mente locale? No, mi sa di no. Sto pensando. Altri misteri? No, dai. No, altri riferimenti visivi? No, li ho messi tutti. Perché allora possiamo già rimandarvi alla settimana prossima con un altro episodio Loki. Sotto analisi di Loki. Intanto continueremo a parlare di linee temporali, multiversi e così via, in attesa che sia chiarito completamente. E vi ricordiamo, allora, a livello di appuntamenti... Questo è dissing! A livello di appuntamenti, vi ricordiamo che domani... c'è Nonno Alò con il suo bedtime, perché avrà altri ospiti, domani mattina dalle 11 all'una circa, mentre salta il Bad Week. Quindi vi rimandiamo direttamente a lunedì con Bed and Breakfast e a domani con Nonno Alò. Basta, c'è nient'altro. Salutiamo il nostro amico Venti. Ventilatore, lui è Ventilatore. Grazie. Prego. Grazie a tutti per la compagnia, grazie Pasquale. Pasquale, grazie a tutti la compagnia dei meme, soprattutto grazie. Oddio, dei meme, scusa un attimo. Oddio, è bellissimo. È Alò versione Sailor Moon, è stupendo. Oh, My Little Pony, gliel'ha mai fatta vedere Vess questa opera d'arte? Emoticon, secondo me, come si dice qua, lo triggeri, secondo me. Come si dice qua? Qua su questa piattaforma, qua su internet. Ciao e battelmi. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buona serata.